Benvenuti, bentrovati, ben collegati se vi siete appena connessi con Radio Yes, la radio della città di Roma. Avete sentito che caldo che fa? Sembra luglio e siamo a pieno novembre, ragazzi. Ma come si fa? Ma questo meteo mi turba. Oggi mi è uscito con una magna a maniche lunghe dicendo vedere che finalmente c'è l'inverno. Sono uscito e c'era Singapore come clima. Sì, cosa... è vero, da ieri sera. Mamma mia, che troppa cos'è? Pioggia. Ma perché? Ma caldo, non proprio so, io caldo. Infatti mi sono raffreddato, ho mal di gola e Giovanna Giampaia, redazione, mi dava consigli naturali per superare il mal di gola, ma io invece ho comprato tanti medicinali chimici. Brava, viva la chimica! Ma, allora, abbasso l'omeopatia e la natura è una sola, allora, chiaramente è così, insomma, per via della natura muoriamo, cioè, non è che ci siano altri motivi, insomma. E quindi, viva la chimica e l'antibiotico, vai con l'antibiotico, butta giù, dicono i medici, non bisogna esagerare, tu butta giù, che intanto ci pensa lui. Fa una bella ramazzata di streptococchi, staffilococchi e compagnia. E poi dopo. Poi riparliamo. Insomma, intanto un po' di Zitromax. E poi dopo ce ne riparliamo. Insomma, e dicevamo dei tuoi pronostici per questa sestina calcistica di europee. Allora, diciamo così: io ho pronosticato. La Juventus vince facile il campionato al giro di boa del primo girone, già con 6 punti di vantaggio. Ti do, forse persino 7. L'Inter non credo che arriverà a seconda. Al secondo posto io vedo la Fiorentina di Montella, così potete mangiarvi molto bene le mani ancora un po'. L'Inter farà i preliminari della Champions League con una squadra lappone in pieno luglio. Poi toccherà con ogni probabilità al Napoli, al Redivivo Milan. La Lazio di Petkovic mi sta simpatica. Al settimo posto una Roma nella contestazione totale dell'ambiente. Allora, questo è il mio pronostico. Segnato, registrato, eh. Vai Esposito. Allora, fuori da tutto, settima la Roma, abbiamo detto. Vabbè, non è che porti buono, direbbero a Napoli. No, porto buono, è una previsione, mica una fattura, insomma. Ah, diciamo, primo Napoli. Primo Napoli, figlio mio. Ma capisci di calcio come io capisco di astrofisica? Primo Napoli. Ah, sei un esperto di astrofisica, non lo sapevo. Sì, sì, primo Napoli. Vai, poi? Primo Napoli, seconda Juve. Seconda Juve, sì. Terza Inter. Sì. Quarta Roma. Quarta Roma, bellissimo. Quarta Roma. Quarta Roma. Poi? Quinta Lazio. Quinta Lazio. Bene. E sesta Fiorentina. E il Milan lo mandiamo a pascolare. Vabbè, ok. Ah, quarto Milan, quinta Roma e sesta Lazio. La Fiorentina fuori da tutto. Beh, qualcuno ci deve stare per forza fuori da tutto. Ah, vabbè, allora. Anzi, ci sarebbe anche l'Udinese, però. Mirko Bonocore segna Juve, Inter, Roma in Champions League. Ma pensa un po' te, Napoli, Milan, Fiorentina. Fiorentina no, dentro, ho detto Lazio la fuori. Roma quarta e Milan terza. No, questo dice Mirko Bonocore. Ognuno c'ha la sua, scusa, non è che ci sei solo tu adesso. Non è che perché vai a gol di notte adesso sei diventato l'unica autorità. Com'è andata questa esperienza? Racco, io devo dire la verità. Guardavo gol di notte essendo juventino con maniacalità nella mia gioventù, diciamo, e proprio mi piaceva tanto l'essere juventino e la maniacalità con cui si guardava non lo so, va spiegata, non lo so, psicanaliticamente probabilmente. Io mi guardavo gol di notte fino alle l'una di notte, alle due di notte. Anch'io sono cresciuto gol di notte, ma perché era una trasmissione. Tutti questi personaggi, c'è ancora Stefano Pantano. Ma c'è ancora Stefano Pantano. C'era ieri. Che era quello che faceva la scherma faceva. Sì, 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 sì. Divertentissimi, tutte personalità che non riuscivano a articolare proprio tanti concetti, però c'era Pato, c'era ancora Pato. No, Pato non c'è più. Beh, però Pato era stata veramente una figura mitica del giornalismo locale giornalismo, romano. Giornalismo, giornalismo, insomma, dai, buoni sul giornalismo, un po' di rispetto. Italo-brasiliano, dai. Un po' di rispetto. C'era quello che faceva i ragazzi da terza C, come si chiama? Giuliani, può essere sì. Giuliani. E non c'è ancora lui? No, non l'ho visto. Ma c'è più nessuno allora questo giusto gol di notte. Dove lo fanno? T9 sempre? Sì, sempre su T9. Però io veramente sono. Mi diceva ieri Michele che era la 33esima stagione, addirittura 33 anni. Ma io è la tradizione storica, infatti. Devi dice, essere un po' di più, quindi praticamente sono cresciuto insieme. Devi essere onorato, insomma. No, sono molto contento. Hai fatto cosa? La radiocronaca, la telecronaca, che facevi? No, abbiamo commentato in studio, tu sai che non tutti gli italiani hanno... Non lo vedo più da 15 anni, insomma, quindi non so come funziona. Beh, una volta col di notte andava in onda, andava in onda dopo le partite, se non ricordo male, insomma, era una andava sorta... in onda alle 21.30, allora radio storico di col di notte, 21.15. Non so se ricorderai una mitica puntata con Platini ospite in studio, negli studi di Balduina, tra l'altro. Capito, con Platini.
Maradona anche, diciamo così. Grande, la Maradona Esposito, insomma, diciamo, il ciclo ha avuto il suo. Quindi ieri avete commentato l'andamento della partita. Tutti in maniera molto scaramantica, perché come ti ripeto, sul 2-0 della Roma tu puoi esprimere qualsiasi tipo di certezza sul risultato finale. E allora, Michele Plassio, tra l'altro è arcinoto laziale, militante, avrete parlato pure un po' di derby o no? Abbiamo parlato un po' di derby, abbiamo parlato anche un po' del tonfo della Lazio. Vabbè, ogni tanto però pur sta povera Lazio, fatela pure, no, può respirare, ha perso una partita. Beh, però niente, ha perso male ieri, io ho visto la partita, tra l'altro. Può succedere, poi il Catania doveva essere anche risarcito, insomma c'era un clima particolare. Oddio, non mi era in mente la partita in cui l'arbitro abbia inciso di meno rispetto al Catania e Lazio. Comunque forse è inciso di più il portiere della Lazio, Bizzarri. Che ha fatto cose bizzarre. Ha fatto una gran parata dopo, però il gol dell'1-0 praticamente un po' lo regala, battezza fuori la palla. Succede, succede. La Lazio un punto in tre partite, ci dice Mirko Bonacore dalla regia. Quindi arriva a questo derby un po' sfasciatella, eh? Sai qual è stato il problema della Lazio? Anche se Klose, per giocare il derby, si è fatto ammonire la partita precedente e quindi squalificare contro il Catania. Se avesse giocato, forse la Lazio non perdeva 4-0. Se perdi 4-0 vuol dire che il problema non è proprio la punta centrale, diciamo, insomma, no? Anche qui, cioè, le levi Klose alla Lazio, secondo me levi tanto, Levi tanto, ma lì c'è un problema di equilibri probabilmente, forse anche di tenuta psicologica, non lo so, magari di scarsa concentrazione in vista di un appuntamento così rilevante come il derby della capitale, un derby che arriva in un momento in cui forse si determinerà quale sarà la squadra della città a poter ambire alle mete più alte, perché è chiaro che se una Lazio dovesse imporsi andare a 22 punti, staccando così nettamente da Roma, che rischierebbe seriamente di essere scavalcata da qualcuna delle inseguitrici, squadre peraltro di modesta caratura, Catania, Parma e Atalanta stanno a 2 punti da Roma, il Milan a 3 insieme posso dire una cosa? Sì. Tutti adesso dicono se la Roma vince supera la Lazio perché ha 2 punti. Sì. Posso dire una cosa? Diciamo. Non me ne frega niente, cioè, nel senso, è veramente un traguardo triste quello di dire, voglio dire proprio la Roma, quello di dire, oh, superiamo la Lazio, chi se ne frega, cioè, la Roma deve avere altre ambizioni, non può essere questo il traguardo della Roma, superare la Lazio in classifica, ma chi se ne frega. Intanto arriveresti, come dire, a un comodo quinto posto, che non sarebbe male, diciamo così. Quindi sarebbe una tappa in un tour, ecco, cioè non me ne frega niente superare. Non può essere questo l'ambizione della Roma, però è un'ambizione provinciale. Pensa se la perdi, che non però ci appartiene. Pensa se la perdi, invece. Ma mi dispiace perdere il derby. Non me ne frega niente di 5 punti dalla, cioè, nel senso, non so se mi spiego. Non è il primato cittadino l'orizzonte di una squadra come la Roma. E il derby però ha una sua valenza. Non è una partita come tutte le altre. Quella come assolutamente dici. No. Il derby, la partita non si deve perdere. Io appartengo alla, diciamo così, alla scuola di pensiero che dice magari non si giocasse mai il derby. Ah sì, eh? Sì. Perché stai male. Se la Roma perde stai male tutta la settimana, ti rovini l'appetito, l'umore per 2-3 giorni almeno. Però c'è, cioè, dal punto di vista proprio sportivo e di proprio sì, di blasone della Roma, non può essere il suo traguardo quello di pensare la Lazio sta 2 punti sopra, 2 punti sotto. Quando si gioca il derby, che mi sono perso? Domenica alle 3. Ah, proprio pomeridiano, come vecchi tempi. Come vecchi tempi. Si va allo stadio col panino con la porchetta, proprio quello vero, insomma. Domenica alle 3, neanche un anticipo serale hanno dato, niente. Una partita. Meno male, guarda. Perché meno male? No, perché poi c'è l'attesa, tutto quanto. Invece alle 3, insieme a tutte le altre partite, sulla diretta gol di Sky si può vedere pure, tra le altre cose, il derby, insomma. Meglio. Voi volete vedere la diretta gol di Sky? C'è anche chi può mettere direttamente il canale del derby. No, io vedo la diretta gol. La diretta gol mi esalta. È il sogno di quando ero bambino. Quando io sentivo tutto il calcio minuto per minuto, che è, come dire, l'antenato della diretta gol di Sky, mi dicevo, pensa che bello quando si potranno vedere, invece che le voci, tutte le immagini contemporaneamente col salto. Ma lo immaginavo come potevi immaginare, capito? Cioè, per cui vedere a un certo punto. Appunto. A un certo punto della mia vita, che tutto il calcio minuto per minuto si era trasformato
in qualcosa di effettivamente visibile, con tutte le partite in diretta, per chi era condannato a vedere il secondo tempo della partita alle 7 di sera su Rai 2, cioè una cosa tremenda. Vi raccontiamo l'attesa di 90 minuto quando le partite erano alle 2:30 e finivano alle 4:15, e poi cambiavano tutti gli orari a seconda della stagione, insomma, è roba che chi è nato, diciamo così, dopo gli anni 80 non può capire, insomma, questi nuovi tifosi non possono evidentemente capire questa... Immagina vedere un derby, sentire un derby alla radio e basta. Sentire un derby alla radio e basta, e una volta si faceva così, e neanche tutto te lo sentivi, perché tutto il calcio partiva con i secondi tempi. Sì, però prima facevano su un'altra trasmissione e raccontava comunque i primi tempi. Senti la sigla di tutto il calcio. Ma c'è anche lo sponsor Stop 84, così a Stop 84. Andate con Stop 84. Se la vostra squadra ha vinto. grandi voci della radio. Non so, ma c'è la Radio Giornale Nazionale alle 9. E noi siamo già alle 9:01. Questi sono i grandi voci, a me, Ricciotti, grandi di un tempo, diciamo così. Ma noi sulle voci di tutto il calcio minuto per minuto mandiamo il Radio Giornale delle 9, Radio Giornale Nazionale, e poi Marco Esposito rientra per i saluti, perché non so perché misteriosamente stamattina ha cose da fare alle 9 di mattina. Tra l'altro ho scoperto in questo momento al vostro Radio Giornale che mi hanno chiuso anche la panoramica, quindi quindi non c'è niente da fare, devi restare in diretta con noi. Mi pari direttamente a casa, c'è un elicottero che gira sopra la mia testa, però va tutto bene. Allora Radio Giornale GR Nazionale, poi torniamo in diretta con Citofono Radinolfi.